Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Recensione più Doppiaggio, la serie dove recensisco un prodotto e poi porto il doppiaggio il venerdì. Quest'oggi parleremo di un contenuto di animazione. Voglio parlare di The Owl House. Devo ammettere che me l'ha fatto scoprire la mia ragazza. L'ho guardato e, come al solito, io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Partiamo dal fatto che comunque questa serie di animazione non è compiuta. Credo che manchi solo una stagione, ma chi lo sa, e per ora ne sono uscite due. Per capirci a livello di cosa tratta, più o meno posso dirvi che mi pare sia stata fatta dalla stessa persona che ha fatto Gravity Falls, nel quale parlerò magari in un video futuro. La trama è che praticamente questa ragazza, Luz, trova una porta per un mondo magico, semplice. Però questo mondo magico naturalmente è un po' in stile Gravity Falls o Adventure Time, quindi non è il classico mondo magico, è tutto bello, wah wah wah, no. È pieno di cose creepy e con una storia dietro comunque molto interessante. Ha una trama molto interessante che, esattamente come Gravity Falls ed Adventure Time, si sviluppa in modo crescente. Quindi all'inizio ci sono un sacco di puntate che non servono a un cazzo, diciamolo, e poi piano piano diventa sempre più presente la trama. Però, la trama viene tenuta bene in alto, perché comunque in ogni puntata, che non è noiosa, ti viene dato quel po' che ti ci fa proprio rimanere attaccato allo schermo. Quindi la trama comunque è sviluppata bene, non ha quei colpi di scena che diceva che palle, che cazzo, non è così. Anzi, a ogni puntata, o una ogni due massimo, succede qualcosa che veramente ti fa venire così, proprio. Ah, che cazzo? Cosa? Devo scoprirlo. Bene, quindi come trama io direi che è figa. L'unica cosa, altra cosa che posso dirvi senza farvi spoiler. No, ho detto un cazzo, ti ho dato la trama. Vabbè, oltre a questo, la trama ha praticamente questa base. Ci sono delle congreghe che sono un po' tipo, per farvi capire, le casate di Harry Potter, che devono specializzare i maghi in una determinata magia. Questa determinata magia è l'unica che potranno usare, e la maga che trova Luz invece è una che usa tutte le magie, perché lei non gliene frega un cazzo di sta cosa e quindi è illegale, tra virgolette. Infatti lei è ricercata perché tutti quanti dovrebbero far parte di una congrega, invece lei se ne sbatte e usa tutte le magie. La congrega è una cosa praticamente per impedire e per tenere sotto controllo i maghi. Questa è l'unica cosa che vi posso dire senza fare spoiler, poi si scoprirà di più che cosa c'è dietro le congreghe, chi è l'imperatore che ha istituito queste congreghe, che cosa vuole veramente. E come trama, io, ragazzi, ve lo dico, per ora mi sento di dargli un bel 9 comunque, perché è veramente interessante, ti tiene incollato allo schermo e non si sente troppo che è un contenuto d'animazione, perché comunque di solito molti si fanno ingannare dal fatto che, essendo animazione, è roba di serie B. Invece è molto più interessante questo che molti film che sono usciti ultimamente. E quindi io sì, gli do un bel 9. Personaggi, ci sono vari personaggi. E per dirvi i più semplici, dai, c'è Luz, che comunque è la protagonista, che appunto scopre questa porta e va nel mondo. Poi c'è Ida, che è la donna gufo, cioè la strega che appunto vi ho detto che è tutta quanta matta, un po' fuck the system, insomma, che è illegale perché fa tutte quante le magie di ogni tipo. E poi chi altro vi posso dire? C'è la
Ci sono degli amici che comunque l'uso si fa alla scuola, perché sì, c'è una scuola che è pure bello perché prende un po' per il culo comunque i fantasy in generale, tipo Harry Potter. C'è Amity è praticamente la bulletta all'inizio, ma poi piano piano si scopre che comunque non è cattiva e ha dietro una storia abbastanza figa. La sorella di cosa? Di Ida, cioè ci sta un sacco di gente comunque che merita. E poi c'è anche King, che è fantastico, che è tipo il re dei demoni, ma della verità è un gnappetto così che è molto cute. Quella è, penso sia il fattore cute della serie che piacerà ad ogni amante delle cose carine. E sì, lo ammetto, io un po' lo sono. Beh, perché la mia ragazza mi ha contagiato. Comunque, come personaggi, gli do assolutamente anche qui un 9, perché comunque tutti quanti i personaggi sono sviluppati molto bene per quello che devono fare, hanno un ruolo ben definito e non cadono nella cosa che ti fa dire veramente ma, cioè, proprio perché stai lì e dici fino adesso sei stato così. No, sono coerenti, assolutamente. Passando all'obiettivo, secondo me era comunque portare una trama fantasy che potesse piacere sia a grandi che a piccoli, nel modo animato, e secondo me ci sono riusciti al massimo, quindi un bel 10, direi. Un bel 10. E quindi obiettivo raggiunto, assolutamente sì. Portiamo quindi il voto finale che è 10, 9 e 9, cioè 28 diviso 3 che fa 9 e qualcosa, quindi 9 più. Ragazzi, io un bel 9 più glielo do comunque a Devolaus, mi è piaciuto veramente tantissimo, è stato molto bello, anzi ci sono rimasto veramente male poi quando alla fine non l'ho potuto continuare. E naturalmente questo voto è da prendere con le pinze però perché, anche se mi è piaciuto veramente tanto e non, cioè, non mi devo far ingannare della soggettività, non è finito. Chi lo sa se magari alla prossima stagione fanno una cagata colossale. Non ci sono state cose, secondo me, che mi fanno incazzare. Zero. Però, appunto, direi un 9, 9 più. Assolutamente sì, d'accordo sul voto finale. Ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di The Owl House. E ci vediamo alla prossima recensione.